Ciao ragazzi, io sono Red e questo è il Monopoly Software Shop. So bene che quando parlo di scarponi, la gente si infila le dita nelle orecchie e comincia a urlare. Quello che però queste persone non capiscono è quanto un determinato tipo di footwear, di calzatura, incide sulle performance in campo. Ecco che oggi andiamo quindi a parlare di quello che per noi è lo scarpone definitivo, non utilizzato in senso vago, ma effettivamente il miglior scarpone in commercio per noi che giochiamo soft air e per tanti altri campi. Il Lowa MK2. Sigla che poi partiamo. Lowa questo giro si è davvero superato. Scusa, posso interrompere, grazie. Secondo te a noi cosa ce ne frega della recensione di uno scarpone? Ma fai una bella recensione di una pistola, due battute di back humor, stacca in ciglio, uccidi maiale. Sì, ma non è che poi posso stare qui sempre a fare le stesse identiche cose. Scusa, tra l'altro questo tipo di scarpone è effettivamente innovativo. Guarda qua. Bene, direi che possiamo partire con la recensione. Questo è il nuovo modello di Lowa, ovvero il GTX MK2. Questo qui è il mio vecchio Lowa, ovvero sempre il GTX, questo è lo Zephyr, in particolare sono letteralmente lo stesso modello, questo è quello vecchio, e li andremo a paragonare direttamente. Prima di partire però voglio dire due cose. Punto 1. I nuovi Lowa li ho testati per 2-3 settimane, ce li ho ai piedi in questo momento. Non so più parlare italiano. Eccoli qua. Questi sono i nuovi Lowa, li sto usando da 2 settimane, spoiler, mi ci trovo veramente tanto bene. Seconda cosa, come potete sentire sono un po' raffreddato, ho preso l'influenza, non il Covid, l'influenza, quindi ho le narici arrossate, non è perché ho appena finito di piangere, ma semplicemente perché ho preso l'influenza, quindi ho la voce nasale. Non per la voce nasale! Terzo punto. Tutte le volte che parliamo di scarponi c'è qualcuno che si lamenta, che dice: ma non avete parlato di Merry, ma non avete parlato di Solomon, non avete parlato delle babbucce di Gesù. Ok, quello che andremo a fare oggi è parlare di questo tipo di scarpone che noi riteniamo estremamente valido, sia per prezzo, sia per qualità, sia per l'utilizzo che se ne va a fare. Ne parleremo a brevissimo. Quindi, se non siete d'accordo, vi invitiamo a scrivere nei commenti, sempre nello stupendo rispetto che solamente l'internet riesce a regalare. Finito con le premesse, finito con il rompimento di c***o, possiamo partire con la recensione. Adesso andiamo ad analizzare quali sono le differenze sostanziali e le migliorie che sono state fatte su questo modello rispetto al passato. Altra cosa importante, comparerò il mio vecchio modello di Lowa con questo nuovo modello, quindi lo Zephyr normale con l'MK2. Let's go! Come avete visto nel video e dalla presentazione, questo è il nuovo Lowa MK2. Ovviamente è disponibile sia nel modello un pochino più basso, che è questo qui, eccolo qua, quindi il low, che in quello ovviamente modello alto. Mettilo a fuoco. Le differenze sono solamente sull'altezza, le features non cambiano. Ed è ovviamente disponibile nei 3 colori soliti, ovvero il Ranger Green, che è stato da poco introdotto, da 2 o 3 anni è stato introdotto da Lowa, il Combat Desert e il Black, ovviamente. Io per comodità vi farò vedere il Black, che è anche il modello che ho indosso. Prima di cominciare però partiamo da quello che non funzionava sul vecchio modello. Qui i detrattori di Lowa si leccheranno i baffi perché i vecchi modelli di Lowa avevano 3-4 problemi principali che adesso vi andrò a elencare. Primo e problema più importante a mio avviso, il car armato, la suola, il grip, chiamatela come volete. Questo tipo di suola dava un sacco di problemi perché si scivolava, è meglio usare il passato. È un tipo di car armato che, per quanto non sia ovviamente terribile, non è che pattini che è una sola piatta, però aveva veramente poco grip. Infatti era uno stivale principalmente pensato per l'urbano, dove raramente ci troviamo su dei pavimenti completamente lisci. In generale chi lo usava in boschivo diceva: abbiamo poco grip, non ci piace. Aspettate. Secondo problema. Benché fosse incredibilmente comodo grazie a questo tipo di design qui, principalmente nella parte della punta, c'erano dei problemi con le forature, ovvero era facile che qui le cuciture e altri punti dello scarpone andassero un pochino a cedere. Lo scarpone era ovviamente completamente impermeabile fin tanto che non
arrivava sopra il livello perché è interamente in Gore-Tex, però ogni tanto si potevano creare dei micro buchini qui che facevano ovviamente passare l'acqua. Questi erano i due problemi principali che io e altri avevamo sperimentato con l'Overwatch. Terzo problema, andare a fissare lo scarpone al piede per alcuni, tra cui me, era complicato perché il sistema di lacci che permetteva di andare a fissare lo scarpone tendeva ad allentarsi dopo che lo si utilizzava. Ovvero a forza di fare pressione e stringere, questi lacci e in generale il nodo che andavamo a fare tendevano ad allentarsi, quindi serviva andare a stringere lo scarpone più volte durante l'utilizzo. Ultimo punto, che è anche una delle ultime cagatine che si può dire, per quanto non fosse un brutto scarpone, lo ha dimostrato l'ampio utilizzo che se n'è fatto in Ucraina, per quanto sia qualcosa di terribile. Comunque, ultimo punto, io ho un problema con i lacci, perché non li posso lasciare fuori, mi infastidisce, ho paura che si incastrino da qualche parte, si tirino e si allenti il nodo, e quindi dovevo andare sempre a infilarli qui, di lato, in modo tale che non si vedessero, non mi venissero fuori. Ovviamente, inevitabilmente, camminandoci, soprattutto in boschivo, questi tendevano a saltare fuori, si impigliavano dappertutto, Cristo, Dio e la annota. Visto che però, morto un papa, se ne fa un altro, ho preso la videocamera ovviamente, passiamo al modello nuovo. Caro armato. Passando adesso al modello nuovo, come potete vedere ci sono un sacco di cose che cambiano e che andremo ad analizzare insieme. Prima e più importante, il nuovo carro armato. Questa cosa è spettacolare, ragazzi, perché lo sono andati a migliorare ed è adesso a tutti gli effetti antiscivolo come le calze con i pallini di plastica. Vi assicura che non andate a scivolare neanche sul bagnato. Questi li ho testati, sono incredibili e finalmente era ora che introducessero questa cosa. Un'altra feature che è stata aggiunta a questo nuovo sistema antiscivolo, per così dire, è questa. Rico ne sarà pienamente e sorprendentemente contento. Questo piccolo inserto vicino alla pianta del piede serve per scendere la corda. Quindi se dobbiamo scendere con la corda, questo va a fare grip, e se noi ci dobbiamo bloccare onde evitare di prendere troppa velocità o semplicemente vogliamo scendere leggermente, possiamo andare a utilizzare questo sistemino qui. Ed è una piccola aggiunta che però è estremamente figa. Piccolo inserto di Red. Quello che non vi ho detto prima è che questo tipo di scarpa, come avete visto nel video della Lowa, è pensata ovviamente per l'utilizzo urbano. Lo promuovono per le guardie di sorveglianza, per la polizia, per questo e per quell'altro. Quello che sto cercando di far passare però è che in realtà sono perfetti per un sacco di altre attività e si riescono a sposare in maniera veramente funzionale anche a chi vuole fare trekking, a chi deve giocare in boschivo per noi del software e tanti altri ambienti. Torniamo alle features. Un'altra cosa che è stata modificata è la punta, ovvero è stata rinforzata in maniera diversa, sempre con i soliti materiali, quindi troviamo ancora la pelle scamosciata e ovviamente la cordura, ma a questo giro il punto di intersezione tra i due punti di pelle scamosciata è qui, non più sulla punta qui davanti. Nel modello vecchio era proprio palese, vedete, è qui che è anche uno dei punti in cui noi tendiamo a scendere più spesso e che è più sotto sforzo rispetto agli altri. Levati di qui, sei vecchio. È stato alleggerito anche nel posteriore, benché sia stato rinforzato, hanno alleggerito rinforzando, che è sostanzialmente la moda militare dell'ultima ora, in modo tale che comunque sì, riusciamo ad avere una protezione anche per la parte posteriore del calcagno, del tallone, come cacchio lo volete chiamare, e allo stesso tempo togliere un po' di questo poliuretano, insomma di questa gomma che permette di essere molto più leggeri. Trovate ovviamente il link di tutta questa roba in descrizione se volete sapere precisamente tutte le mescole di componentistica che vanno all'interno. Una cosa che non è cambiata è sempre l'interno, che rimane in Gore-Tex, quindi è completamente impermeabile, e allo stesso tempo grazie a questo tipo di sistema non solo lo scarpone rimane abbastanza fresco anche d'estate, ma allo stesso tempo c'è un buon isolamento termico anche d'inverno, motivo per cui è veramente ultra consigliato, non fa né troppo caldo né troppo freddo. Passiamo adesso alle ultime due migliorie che sono state apportate, che per me sono essenziali, cioè adesso che so che ci sono, d'ora in poi cercherò solo scarponi con questo sistema. Una nuova moda nel mondo degli scarponi è introdurre il sistema boa. Per chi non sapesse cos'è il sistema boa, è questo qui, lo state vedendo in questo momento, ovvero avete una rotella che vi basta girare e i cavi d'acciaio che si sono sostituiti ai lacci vanno a tendersi e quindi tengono lo scarpone sempre chiuso. Questa è una gran figata, se non fosse che si spaccano veramente di frequente, perché li tiriamo troppo, perché sono sotto troppo stress e il resto. Lowa quindi cosa ha deciso di fare? Non di introdurre un nuovo sistema boa, ma bensì di introdurre un nuovo sistema di blocco dei lacci. Nuovo nel senso che Lowa non l'aveva ancora implementato e adesso c'è.
Come potete vedere, a metà del blocco della scarpa ci sono degli agganci, dei passanti per i lacci che sono diversi. Vedete? Si possono chiudere e vanno a bloccare sul posto il laccio e impediscono che questo scappi via. Questo sistema è spettacolare perché ci assicura che una volta stretta questa parte qui non si vada più a mollare e anche lo stress posto sui lacci superiori quando li andiamo a stringere è minimo. Il fuoco continua a farmi tirare le madonne. Oh porca... Altra cosa molto figa è che sono stati modificati anche i passanti dei lacci superiori. A questo giro riescono a tenere molto più fermo una volta che li abbiamo tirati la tensione del laccio. Quindi questo non si va più a sfilare, ad allentare. E una volta che lo chiudiamo siamo veramente a posto. Ultima nuova miglioria di questa bambola di scarpone è questa retina qui in alto. Come potete vedere va a coprire la parte alta della, non so come si chiami questa parte, lo scarpone, la soletta, no, non è la soletta, che cazzo. Vabbè, la linguetta, si chiama linguetta? Scrivetemelo nei commenti, non lo so. Quindi quando noi andiamo a fare il laccio, non abbiamo più il problema che questo rimane. Noi facciamo un nodino e lo possiamo andare a nascondere in questa retina di ritenzione. È una figata. Se l'avessi richiesto direttamente a Loa mi avrebbero mandato a Luca. E invece è qui, pronta all'uso. Ci sono un altro paio di cose che vorrei dire prima di concludere questo video, perché non vi posso far uscire un video di 20 minuti su uno scarpone, capisco che sia pesante. Loa è spettacolare, e non è spettacolare perché è il miglior scarpone per fare una specifica cosa, ma perché è uno degli scarponi che si adatta meglio all'operatore e alle situazioni che l'operatore si trova a dover gestire. E non è una cosa che va data per scontato, perché soprattutto se vogliamo risparmiare dei soldi o vogliamo spenderli in maniera intelligente, uno scarpone che può affrontare varie situazioni e cavarsela alla grande, insomma, conviene. Loa è di una comodità fuori di testa. Questo significa che è perfetto non solo se giocate a soft air, ma anche se fate e vi piace fare altre attività, scalata grazie al nuovo sistema per bloccare la corda, trekking, mountain climbing. Tra l'altro io personalmente lo uso anche per camminare in città, cioè quando devo andare a vedere una città nuova, magari piove, magari questo e quell'altro, lo è perfetto, perché se devo stare in piedi 12 ore, soprattutto quello alto, io sto comodo, non sento il freddo, mi tiene dritto, non mi fa troppo caldo, è comunque un taglio e un design abbastanza morbido, non è troppo aggressivo come altri modelli. Insomma, per me è letteralmente perfetto ed è una calzatura che utilizzo anche fuori da quelli che sono i contesti per cui è pensato. Incredibile, sono riuscito a terminare un video senza impapinarmi e soprattutto spero, perché non gioiamo prima del tempo, a fare un discorso veramente pieno, completo. Come detto, io ce li ho ai piedi in questo momento, li sto provando da 2-3 settimane e devo dire che sono perfetti. Sono leggermente più rigidi rispetto al modello vecchio, ma questo è un bene perché il modello vecchio era veramente una pantofola. Così invece hanno quel minimo di ritenzione del piede in più per garantire uno slittamento anche minore. Sentite più controllo del piede, che a me piace parecchio. Come detto, fateci sapere la vostra, siamo interessati. Se li avete acquistati, avete avuto modo di, insomma, pistolarci un po', fateci sapere cosa ne pensate, come vi state trovando. Vi ricordo inoltre che sono prodotti che abbiamo noi disponibili al Monopoly Software Shop di Reggio Emilia, trovate tutti i link in descrizione, trattiamo articoli da software, come potete immaginare, e attrezzatura tattica, quindi c'è un sacco di roba per tutti gli invasati come me e chi invece si sta approcciando a questo incredibile mondo. Tutta la parte per quelli nuovi l'abbiamo fatta, piccola menzione per quelli nuovi che adesso ci conoscono e per i fan del canale, il 28 ottobre ci sarà il terzo anniversario del Monopoly. Incredibile, stupendo, fantastico. Abbiamo pensato di fare una festa in costume, visto che Halloween è alle porte, molti di voi si sono già organizzati, volevamo farla il 31, ma ovviamente il 31 quest'anno capita in un giorno sfigatissimo, quindi la faremo il 28. Oltre a festeggiare il compleanno del Monopoly con ricchi sconti, prodotti in offerta, giveaway di vari articoli da software, ci sarà anche la premiazione del torneo Cup, organizzato, sponsorizzato, fatto da FIPS. Ovviamente oltre a FIPS che l'ha organizzato, noi siamo l'unico sponsor del torneo, quindi abbiamo l'esclusiva e verrà ovviamente fatta la premiazione direttamente in loco. Quindi se avete partecipato al torneo venite qua in negozio, se volete vedere un sacco di giocatori veterani che vengono premiati per la loro incredibile passione per questo mondo e abilità ovviamente, venite qui a trovarci. Ci saranno ricchi premi e cotillon per tutti quelli
che saranno qui. Inoltre girerò il video come al solito, quindi se volete apparire sul canale non mancate, sui social faremo un sacco di sponsorizzazione, rimanete sintonizzati perché ci servirà il vostro aiuto. Detto ciò, io ho finito, anche oggi è venuto un video incredibile, però mi ha fatto piacere stare qui con voi. Vi ricordo inoltre di venirci a seguire su Instagram, come ho appena finito di dire, perché abbiamo un sacco di contenuto e rimanete sempre sintonizzati, quindi daje, vogliamo arrivare a 10.000 iscritti anche su Instagram. Detto ciò, io ho finito quello che vi dovevo dire, vi auguro un ottimo weekend pieno di divertimento e caldo, perché non se ne vuole andare. Qui da Red è tutto e come al solito, stay angry! Bene, direi che è il momento di partire. Questi qui sono i due Loa. Vecchia. Osmorcioid.